A Trivento la testimonianza di Lello Della Riccia, superstite nei campi di concentramento nazisti, agli studenti nelle scuole medie ha raccontato l'orrore della Shoah. Lui, originario di Riccia, riuscì a salvarsi insieme ai genitori e al fratello per una casualità. La famiglia si era rifugiata in campagna. L'orrore della Shoah nelle parole di chi lo ha vissuto. A Trivento il racconto di un superstite davanti ad una platea di studenti. Il servizio di Laura Preite. Rotoli di memoria, si potrebbe intitolare così il lungo incontro con il superstite della Shoah, Lello Della Riccia, tenutosi con i ragazzi delle scuole medie a Trivento. Oltre 2 ore di racconto che hanno ripercorso i secoli di vita e persecuzione degli ebrei, che li hanno resi facili alle razzie naziste e alle leggi razziali, in Italia introdotte nel 1937 e presto seguite dal manifesto della razza. Poi avviene la cacciata dei professori, degli studenti e di tutti gli insegnanti dalle scuole, fino alla mattina del 16 ottobre 1943, dopo l'armistizio firmato da Badoglio, quando 1022 ebrei romani vennero rastrellati dai carri armati tedeschi e caricati su 28 treni merci per morire ad Auschwitz. Di quelle persone, tutte italiane, sono solo 16 i superstiti, 15 uomini e una donna. Lello riesce a salvarsi insieme ai genitori e al fratello per una casualità, la famiglia si era rifugiata in campagna. Perché è importante ricostruire andando così indietro? Perché si deve andare indietro per capire come è potuto succedere. Se si immagina che l'antisemitismo nazista e fascista fosse una cosa nata in una notte o nella mente malata di qualcuno, si fa un errore storico e non si può provvedere a che queste cose non succedano più. Si deve capire che l'antisemitismo per mille motivi era radicato nella mente delle popolazioni. Com'è stata la vostra vita dopo la fine della guerra? Abbiamo vissuto in un ricordo angosciante e angoscioso. È un ricordo che ancora oggi ci portiamo in qualche modo sulla pelle e nel cuore. Cosa succederà quando gli ultimi sopravvissuti moriranno? Noi speriamo che con questi discorsi che facciamo ai giovani qualche seme l'abbiamo lasciato nei ragazzi, l'abbiamo lasciato nei docenti, speriamo che queste persone ancora per un po', ancora nelle generazioni successive possano parlare di questa cosa e possano fare in modo che questa società migliori, possiamo dirlo, possiamo sperarlo almeno. L'incontro cade dopo il giorno dei giusti, quelle 28.000 persone di tutto il mondo che si sono prodigate per salvare 2 milioni di ebrei superstiti. C'è qualcosa che ti ha colpito di quello che hai sentito questa mattina? Sì, ad esempio i camion a gas. Camion a gas? Sì. L'avevi mai sentito prima questo racconto? No, non l'avevo mai sentito.